Arturo Lupoli, quella di sabato è una partita che possiamo definire una prova di maturità per il Sutilo, nel senso che è una partita dalla quale si può capire se il Sutilo può pensare un po' più in grande. Sì, hai detto bene, perché è una partita che si presenta contro una squadra sicuramente importante, tra le migliori del torneo, però noi veniamo da una settimana positiva dopo aver strappato un risultato importante fuori casa e quindi penso che ci siano tutte le possibilità di ripetersi, e anzi dobbiamo cercare di fare punti in casa, perché alla fine di un campionato quello che conta soprattutto sono avere una buona marcia casalinga. Cosa ti è piaciuto di più della prestazione di Forlì, dove avevate iniziato benissimo la partita, poi sarà un po' complicata, ma nel secondo tempo l'avete rimessa sul binario giusto? Ma sicuramente i primi 10 minuti l'approccio alla partita è stato ottimo, e poi ovviamente il passare in vantaggio magari con un pizzico di fortuna, con un episodio che però ci siamo andati a cercare, ci ha dato sicuramente tanta fiducia, e da lì abbiamo attaccato subito la partita bene. Dopodiché, dopo il 2-0, c'è stato un attimo di rilassamento da parte un po' di tutti, che può essere anche fisiologico, però in quei momenti dobbiamo essere più bravi e capire che non si può sempre attaccare, andare a 2000 all'ora, come ha detto bene il mister, ma bisogna gestire delle fasi della partita, magari cercando di addormentare un po' il gioco e abbassare un attimo i ritmi, per lasciare un po' sfogare la squadra, che era sicuramente molto in difficoltà, e poi riprendere a giocare nella maniera in cui stiamo facendo. Quindi dobbiamo migliorare in quei frangenti, perché poi abbiamo rischiato di compromettere la partita con il rigore, con delle situazioni un po' complicate. Quali sono secondo te i migliori pregi di questa squadra e quali invece gli aspetti sui quali può migliorare ancora? Ma i pregi sono che sicuramente abbiamo un ritmo abbastanza alto in tutte le fasi della partita, riusciamo ad aggredire bene gli avversari, cerchiamo di partire sempre con palla a terra da dietro, senza buttare troppe palle in avanti senza senso, e questo penso che sia un'ottima virtù che abbiamo. E dobbiamo migliorare sicuramente nella gestione di alcuni momenti della partita, soprattutto quando siamo in vantaggio, come è successo sia col Bassano che sabato scorso, e quei momenti lì sono momenti cruciali della partita. E dopo dobbiamo migliorare anche sicuramente sulle palle inattive, che alla lunga ti portano sicuramente tanti punti in meno o in più durante un campionato. Quanto manca ad Arturo Lupoli per arrivare al 100% della condizione? Ma questa settimana mi sono allenato tantissimo e ho raggiunto sicuramente un livello superiore di condizione, anche nell'amichevole di ieri stavo molto meglio fisicamente, e quindi niente, spero solo di poter essere utile dal primo minuto a partita in corso, ma soprattutto di essere utile alla causa, e spero di entrare sempre in partita bene, magari come è successo sabato, dove siamo andati a segnare il 3-1, e quindi è comunque un apporto alla squadra che anche nelle piccole cose risulta sempre importante. Sabato contro la Reggiana firmeresti adesso per un pareggio? No, non firmo per un pareggio, perché siamo in salute, stiamo bene. Dopo una vittoria fuori casa, la partita dopo in casa può essere sicuramente una conferma, ma anche dall'altro lato magari troppo entusiasmo ti porta un po' a snobbare la partita, però la stiamo preparando bene. Oggi abbiamo visto come gioca la Reggiana, i suoi punti di forza, dove possiamo farli male, e quindi penso che la concentrazione e l'approccio alla partita farà la differenza, come è stato sabato scorso lo farà anche in questa partita in casa.